grandi gruppi della Fiat, secondo me, ci furono iniziative per tutti gli anni 60. Erano iniziative volte più che alla contrattazione, più che alla sensibilizzazione dei lavoratori, evidentemente, perché il movimento allora non c'era. Si faccia conto che tutti gli anni 60 c'era la divisione sindacale, ma nel 68, dal 67 al 68 in poi, evidentemente con le grandi lotte che si svilupparono a partire dalla Fiat e poi come a macchia d'olio si è espanso in tutto l'apparato industriale torinese, appunto questa questione qui diventò centrale. Diventò centrale, poi si faccia attenzione, non solo sui problemi dell'ambiente di lavoro, ma sui problemi dei carichi di lavoro, dei tempi di lavoro. I delegati di gruppo operaio omogeneo, questa qui è un'altra invenzione di Ivar Oddone, il gruppo operaio omogeneo è un acronimo che sta per significare il gruppo operaio interessato minimo omogeneo. Questa qui fu l'invenzione appunto di Ivar Oddone nei primi anni 60. I primi delegati vennero contrattati all'Indesit di Orbassano. Non avevano potere contrattuale, avevano il compito di controllare i vuoti di produzione e segnalarli immediatamente alla Commissione interna. Immediatamente dopo, nel 68, vennero eletti 200 delegati alle linee di montaggio della carrozzeria e della meccanica di Mirafiori, 56 dei quali nel 69 la FIAT fu costretta a riconoscere, 14 per ogni organizzazione sindacale, AFIM, ALAFIOM, ALUIM e SIDA. Questo qui fu la nascita del movimento dei consigli in Italia. E venivano eletti appunto attraverso un'assemblea di fabbrica, tutti quanti i lavoratori erano elettori, tutti quanti i lavoratori potevano essere eletti ed erano revocabili in qualsiasi momento. Bastava che il 5% dei lavoratori che mi avevano eletto, per esempio, non avevano più fiducia di me, richiedessero le votazioni, appunto, potevo benissimo essere cancellato io e eletto un altro del gruppo. La cosa non ebbe grandi risultati da questo punto di vista qui, ebbe un effetto di deterrenza. Un effetto di deterrenza, sì, perché si sapeva appunto che se uno non funzionava bene, il 5% dei lavoratori poteva chiedere benissimo la tua rielezione, appunto, potevi essere benissimo rieletto, così come potevi benissimo non essere rieletto. Fu un grande passo di democrazia che appunto ebbe come matrice i problemi dell'elaborazione sull'ambiente di lavoro.